Gouranga. Hare Krishna, benvenuti all'appuntamento con Nettare della Devozione e oggi continueremo con un nuovo capitolo intitolato L'amore statico esistenziale. Cantiamo alcune preghiere di buon augurio per ispirarci in questa lettura, in questo studio. Nana shastra vicharanaika nipuno sadharma samstapako Lokanamita karino tribhuvane manyo sharanyakaro Radha Krishna padara binda vajana nande namataliko Vande rupa sanatana raghu yugo si jiva gopalako Vande rupa sanatana raghu yugo si jiva gopalako Offriamo i nostri rispettosi omaggi a Sri Goswami di Vrindavana, Sri Rupa, Sri Sanatana, Sri Raghunath Bhatta, Sri Raghunath Das, Sri Jiva Goswami e Sri Gopal Bhatta Goswami, che sono molto esperti a studiare attentamente tutte le scritture rivelate allo scopo di stabilire gli eterni principi della religione. Essi sono dunque onorati in tutti i tre mondi e tutti possono prendere rifugio in loro perché essi servono Sri Sri Radha e Krishna, assorti nel sentimento d'amore delle gopi. Jayo Radha Madhava Punjabihari Jayo Radha Madhava Punjabihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Banachari Shiravanachari
Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Shirade Jayo Radha Braja Sundara Radha Braja Sundara Shirade Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jayo Jagannath Jayo Jagannath Jayo Baladeva Jaya Subhadra Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Goranitai Jaya Goranitai Goramnitai Jaya Gorani Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Shila Jaya Gurudeva Gurudeva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Shishi Radha Madhava Ki Jai Sad Goswami Prabhu Ki Jai Shila Prabhupada Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya O Bhagavate Vasudevaya. Dal Nettare della Devozione leggiamo il capitolo 28 intitolato L'amore estatico esistenziale. Quando un amore intenso per Krishna anima continuamente il devoto unito al Signore da una relazione diretta o anche lievemente indiretta, il suo sentimento può essere definito d'amore estatico, esistenziale. Le caratteristiche di questo amore si dividono in tre gruppi. Il primo è detto umido, il secondo consumato e il terzo arido. L'amore esistenziale umido, nato a contatto con Krishna, si divide a sua volta in due parti, diretto e indiretto.
Radharani intrecciava una ghirlanda di fiori Kunda, ma sentendo il suono del flauto di Krishna, smise subito il suo lavoro. Questo è un esempio di amore esistenziale, umido, diretto. Quello indiretto si manifesta come segue. Krishna, chiamato anche Purushottama, è agli occhi di Madre Yashoda ciò che le nuvole sono agli occhi dell'uccello Chataki. Perciò quando Krishna fu condotto a Mathura, Madre Yashoda, assalita dall'angoscia e dalla collera, si mise a rimproverare il re di quella città. L'amore esistenziale consumato si divide a sua volta in tre parti. Eccone un esempio. Un giorno Madre Yashoda sognò che l'enorme strega Putana era sdraiata nel cortile della sua casa e subito si preoccupò per Krishna e volle andare a cercarlo. Quando sintomi d'estasi appaiono sul corpo di un non devoto, sono definiti sintomi di amore statico arido. La verità è che i non devoti sono contaminati da una coscienza materiale, ma può accadere che a contatto con un puro devoto manifestino alcuni sintomi di estasi, che i saggi in materia di devozione definiscono aridi. Si contano 8 sintomi di amore statico esistenziale: lo sbalordimento, la sudorazione, il rizzarsi dei peli sul corpo, l'alterazione della voce, il tremito, il cambiamento di colore, le lacrime e la devastazione. Rupa Goswami ci fornisce la seguente spiegazione scientifica. Lo sbalordimento è prodotto dall'incontro dell'energia vitale con l'elemento terra. Le lacrime invece sono provocate dall'incontro di questa stessa energia con l'acqua. A contatto col fuoco, questa energia provoca la sudorazione. A contatto con lo spazio, provoca la devastazione totale. E a contatto con l'aria, provoca il tremito, l'alterazione della voce e il rizzarsi dei peli sul corpo. Questi sintomi si manifestano sia all'interno sia all'esterno. Un puro devoto sente sempre in sé la presenza di questi sintomi, ma per timore di turbare i profani non li lascia trasparire. Omagyanati mirandasya gyananjana chalakaya Chakshuru militam yena tasmai shri gurave nama Shri Chaitanya manobistam stapitam yena bhutale Swayam rupa kadamayam dadati svapadam tikam Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Come concludeva il capitolo di ieri, i sintomi di amore statico rivestono talvolta l'aspetto di tremiti convulsi di tutto il corpo e producono la fuoriuscita di sangue da alcune sue parti, ma questi sintomi d'amore sono molto rari, perciò Srila Rupa Goswami non si dilunga su questo punto. Comprendere questi capitoli, queste descrizioni, non provandole, naturalmente non è facile, è molto teorico, molto esterno, ma grazie appunto a Srila Prabhupada possiamo farci almeno un'idea di cosa siano questi sentimenti che sono i sentimenti originali dell'anima. I sentimenti originali del mondo spirituale sono la normalità, mentre nel mondo materiale sono
sono fraintesi, sono addirittura criticati, considerati forme di malattia, di epilessia o di così, disturbi della personalità. È proprio come in un manicomio che vedi uno normale e chiaramente in mezzo ai pazzi quello normale sembra lui quello strano. Ma questi appunto sintomi sono il naturale prodotto dell'amore esistenziale. È molto bello questa definizione. L'amore estatico esistenziale. Quindi non è un'emozione passeggera, non è un sentimento, per quanto intenso sia, che cresce, poi diminuisce, eccetera. Questo è proprio esistenziale, vuol dire che fa parte dell'esistenza dell'anima. Quindi è un altro termine costituzionale, potremmo. E qui appunto Srila Rupa Goswami, che abbiamo visto e sappiamo, lui è stato il più grande conoscitore, esperto di rasa, no? Rasa Acharya. Rupa Goswami è chiamato Rasa Acharya, colui che ha la massima conoscenza della profondità, dell'intimità, dell'intensità di questi rasa, di questi scambi, queste relazioni amorevoli, amicali, parentali col Signore. E lui ci dà appunto queste spiegazioni e molto bello come associa la teoria alla pratica. Quindi ti spiega un sentimento, qui parlando del sentimento esistenziale umido, l'amore esistenziale umido. E poi spiega di subito fa nata, nasce a contatto con Krishna, si divide a sua volta diretto. E qui fa l'esempio di Radharani che intrecciava una ghirlanda di fiori e sentendo il flauto di Krishna smise subito il suo lavoro. Questo è un esempio di amore esistenziale diretto, umido diretto. Questa distinzione fra umido consumato e arido, ci andrebbe uno studio un po' più approfondito. Comunque sappiamo che l'amore per natura è come l'acqua. L'acqua, la condizione naturale dell'acqua è di essere liquida, di scorrere e di manifestarsi appunto in questa forma. E anche l'amore si dice che se non coinvolge, diciamo, se non fluisce, può rimanere arido, come nel caso di questi, diceva che questi sintomi, diceva, ecco, questi sintomi. Quando sintomi d'amore d'estasi appaiono sul corpo di un non devoto, sono definiti di amore statico arido. Arido significa che non si è ancora liquefatto il nostro sentimento, il nostro amore per Krishna, non si è ancora sciolto e quindi rimane arido, un po' come quando non si beve per molto tempo, quando si è inariditi, no? La bocca si secca, la lingua si inaridisce e quindi diventa difficile parlare, cantare, respirare quando si è in una situazione di aridità. Quando, comunque dice, a contatto può accadere, questo è dovuto alla coscienza materiale. Sappiamo che la coscienza materiale è paragonata sempre da Rupa Goswami all'itterizia, che è questa malattia che prende il fegato, che fa sì che le cose più dolci
sembrino in modo intollerabilmente amare, però l'unica cura, la cura migliore per questa malattia è continuare a prendere dello zucchero candito che fa da terapia e fa anche da segnale che la malattia è passata, quando d'amaro lo zucchero si percepisce di nuovo dolce. Questo è il sintomo che l'itterizia è passata. Quindi il sintomo che questi sentimenti si sono risvegliati, quando si risvegliano questi sentimenti vuol dire che la nostra contaminazione materiale è stata curata, guarita. E poi molto interessante come questi sintomi li ritroviamo adesso, siamo vicini alla Pasqua, anche in Gesù. Il Signore Gesù Cristo, nell'orto del Getsemani, l'orto degli ulivi, sappiamo che ebbe questa trasfigurazione in cui sudò sangue prima della passione, prima di immolarsi per l'elevazione, per la purificazione delle anime. Quindi ebbe questa, e possiamo capire che non era dovuto alla paura o altri sentimenti materiali o la solitudine. Lui appunto si è trovato solo perché i suoi discepoli non così avanzati spiritualmente, mentre lui aveva chiesto loro di pregare perché si stava avvicinando una grande prova, li aveva trovati tutti addormentati, e per cui ecco, non è per il fatto di sentirsi solo, abbandonato davanti a una prova, non erano, questi possiamo dire sono queste trasfigurazioni, queste trasformazioni del corpo che arrivano addirittura i pori a sudare sangue, no? Ma sono in realtà sintomi dell'amore per Dio, quando si compie un servizio particolarmente caro al Signore, anche particolarmente, che può essere anche un grande sacrificio, questi sintomi si manifestano. E nel Signore Chaitanya si manifestavano nella Vipralamba, questi sentimenti di separazione da Krishna, che lui nello stato d'animo, nel sentimento di Radharani, trovava appunto intollerabili, trovava strazianti questa separazione da Krishna, era per lui una cosa intollerabile, ma gli faceva sperimentare la più grande vicinanza a Krishna, la più grande intensità dell'amore. Quindi questo è un po' ed è interessante appunto come qui Rupa Goswami spiega anche tecnicamente come si avverano questi fenomeni, una spiegazione scientifica, lo sbalordimento, l'incontro prodotto dall'incontro dell'energia vitale con l'elemento terra, un po' come un terremoto, no? Quando c'è un terremoto travagliamo, lo sbalordimento provoca questa instabilità, anche l'equilibrio si perde, l'equilibrio psichico e fisico. Invece dice, le lacrime vengono dall'energia vitale del corpo quando si mescola con l'elemento acqua, e poi invece il fuoco, quando l'energia vitale nell'estasi esistenziale per il Signore entra in contatto con l'elemento fuoco, provoca la sudorazione. E poi c'è la devastazione, il contatto con lo spazio è l'elemento più sottile e anche più grande, no? Lo spazio è quello che contiene tutti gli altri elementi, per cui quando l'aria vitale dell'anima in estasi entra in contatto con l'elemento spazio, provoca questa devastazione. E
Chaitanya Mahaprabhu, soprattutto alla fine dei suoi lila sulla terra, era sempre in questo stato di devastazione. Ok. E comunque dice, questi sintomi si manifestano sia all'interno che all'esterno, ma i puri devoti, anche se sentono questi sintomi, per non turbare i profani, non li lasciano trasparire. Quindi possiamo, anche Chaitanya Mahaprabhu, alla fine, chiaramente era a Gambira, a Jagannathpuri, lui manifestava questi sintomi, ma con pochi intimi associati. E quindi anche se lo chiudevano a chiave tutte le sere, in questa stanzetta di Gambira, che sembra un po' una... sì, veramente piccola, ci sta giusto una persona e pochi altri, e appunto lui, anche se lo chiudevano a chiave, lo trovavano, dopo un po' quando riaprivano, non c'era. E a volte lo trovavano allo Shimadvara, all'entrata del tempio di Jagannathpuri, ed era in condizioni, fra virgolette, pietose, perché c'era il corpo che si scollega, tutte le giunture del suo corpo si scollegavano, si disarticolavano, e c'era uno spazio notevole fra ogni giuntura, cominciando dalle punte delle dita dei piedi alle punte delle dita delle mani. Quindi già il signore Chaitanya era molto alto, era 2,30 m, era già molto alto di suo. Quindi quando nell'estasi si dislocava il suo corpo, tutte le sue membra, le sue falangi, tutte le giunture, diventava veramente una cosa sconvolgente vederlo. E quindi ci sono varie storie a questo riguardo. E poi, quando appunto i devoti, per aiutarlo a riprendersi, cominciavano a cantargli il mantra, o quando lui rientrava, a volte faceva si lamentava di averlo portato via dall'ila che stava vivendo, dallo scambio, stava assistendo a questi scambi di amore fra Radha e Krishna, e quindi rimproverava i suoi discepoli, i suoi devoti, no? Perché mi avete riportato qua? Ok, andiamo avanti. Lo sbalordimento, ecco, qui sta praticamente, ecco, Srila Rupa Goswami e Srila Prabhupada vanno più nel dettaglio di questi sintomi che abbiamo appena accennato. Lo sbalordimento nasce da manifestazioni estatiche come la disperazione, la paura, la meraviglia, il lamento e la collera. È caratterizzato da una sospensione della parola e del movimento, da una sensazione di vuoto interiore e da un profondo sentimento di separazione dalla persona amata. Nello Srimad Bhagavatam 3.2.14, quando Uddhava descrive a Vidura i divertimenti di Krishna, dice: un giorno le gopi rimasero sbalordite. Krishna, travestito da giardiniere, era entrato nella serra dove esse si trovavano e le allietava con parole scherzose e risate. Quando Krishna lasciò la serra, la vista di lui le riempì di una tale estasi che esse l'accompagnarono, per così dire, col pensiero e con gli occhi. Questi sintomi mostrano che le gopi, lasciando il loro lavoro incompiuto, rimasero attonite sotto l'influenza del loro amore statico per Krishna. Quindi erano completamente, gli occhi, i sensi delle gopi erano completamente incollati al corpo di Krishna, dovuto a questo amore appunto estatico.
questa dovuto al fascino di Krishna che, è detto, stupisce anche lui, sbalordisce anche Krishna, il suo stesso fascino, per cui immaginiamoci le gopi. Similmente, quando madre Devaki vide che Krishna era circondato da numerosi lottatori nell'arena sacrificale di Kamsa, rimase di sasso e i suoi occhi si inaridirono. Lo Srimad Bhagavatam racconta quanto Brahma stesso rimase sbalordito appena capì che quel giovane pastore Krishna non era altri che Dio, la persona suprema. Quando egli vide che tutti i pastori non avevano mai smesso di accompagnare Krishna, i suoi sensi sospesero completamente ogni attività. Brahma era così sbalordito che sembrava una statua dorata con quattro teste. Anche gli abitanti di Vraja rimasero sbalorditi quando si accorsero che Krishna aveva sollevato con la mano sinistra la collina Govardhana. Un esempio di stupore causato dal lamento ci è fornito dagli esseri celesti, abitanti dei pianeti superiori, che appena videro Krishna inghiottito dal mostruoso Bakasura, conobbero il più doloroso stupore. Uno stupore simile fu visibile in Arjuna, quando vide Ashvatthama che si apprestava a lanciare il suo Brahmastra contro Krishna. Qua ci sono delle note. La prima su Devaki. Dice: Devaki era la madre, tra virgolette, naturale di Krishna. E suo padre era Vasudeva. Per proteggere il divino bambino dalle atrocità di Kamsa, fratello di Devaki, Vasudeva affidò Krishna a Maharaj Nanda e a madre Yashoda, che abitavano a Vrindavana, e fu in questi luoghi che il Signore rivelò i suoi divertimenti d'infanzia. All'età di 16 anni egli tornò a Mathura, e la sua città natale, e uccise Kamsa nell'arena di cui si parla qui. Per i particolari di questo episodio si possono consultare il libro di Krishna e lo Srimad Bhagavatam dello stesso autore. Qualche domanda o commento finora? Il mangiare delle gopi. Sì, signor Chaitanya, sappiamo, pur essendo un sannyasi severissimo, molto stretto, non perché fosse fanatico, ma perché voleva stabilire la purezza della bhakti, la purezza del vaishnavismo, però appunto era sempre assorto nel sentimento, nel glorificare il servizio e l'amore delle gopi come massime manifestazioni di amore, di dedizione, di massima come si chiama? Sì, resa abbandono, sottomissione a Krishna. E quindi Signor Chaitanya è sceso proprio per sperimentare questo amore delle gopi, delle servitrici, delle amanti, delle amiche più care a Krishna. Per cui sì, aveva come associati più intimi Rupa Manjari, Rupa Goswami, che è appunto Ramananda Roy, invece la Lita, e poi Sikhimaiti, non so chi sia, Sikhimaiti e Madhavi sono, non so la loro posizione nei Krishna Lila. Comunque sì.
diciamo il prossimo, la sudorazione, lo Srimad Bhagavatam dà il seguente esempio di sudorazione provocata da un sentimento di gioia. Una gopi si rivolse a Radharani con queste parole: cara Radharani, è inutile che incolpi il calore del sole, perché so bene che non è questo che ti fa sudare, ma è la lussuria che si risveglia in te alla vista di Krishna. Raktaka, uno dei servitori di Krishna, si coprì di sudore sotto l'effetto della paura. Shishi Radha Vraja Sundara Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Suvada Ki Jai, Shishi Gora Nitai Ki Jai. Raktaka, uno dei servitori di Krishna, si coprì di sudore sotto l'effetto della paura. Un giorno Krishna si vestì esattamente come Abhimanyu, il marito di Radharani. Abhimanyu non approvava i rapporti tra Krishna e Radharani. Così, quando Raktaka vide Krishna vestito da Abhimanyu, lo scambiò per quest'ultimo e si mise a rimproverarlo severamente. Ma appena si accorse di trovarsi in presenza di Krishna, travestito da Abhimanyu, si mise a sudare dalla paura. Un esempio di sudorazione provocata dalla collera fu mostrato da Garuda, l'aquila che porta Vishnu, quando Indra, re del cielo, versò su Vrindavana una pioggia torrenziale. Osservando l'incidente dall'alto delle nuvole, Garuda si mise a sudare per la collera. Quindi vediamo tre tipi di sudorazione. Di solito la sudorazione appare quando, a livello umano, quando ci sono momenti di grande paura, di grande tensione, di ansia, no? Si manifesta in questa forma della sudorazione, o di grande attaccamento, di grandi aspettative, attrazione. Quindi questa, naturalmente questa attrazione di Radharani, anche se sappiamo che gli acharya, per far dare un'idea, una qualche forma di comprensione di questi, dell'intensità di questi sentimenti, la definiscono lussuria, ma sappiamo che è diametralmente opposta, perché la lussuria è un desiderio egoistico, quindi di sfruttamento degli oggetti, dei sensi, del corpo, dei sentimenti di altri per il proprio piacere personale, mentre l'amore, il prema, bhava o prema, sono la lussuria di soddisfare i sensi di Krishna, quindi il desiderio incontrollabile di soddisfare i sensi di Krishna. E per cui sembrano la stessa cosa, ma sono dall'esterno possono sembrare simili, la lussuria materiale e quella spirituale, ma sono diametralmente opposti nella loro natura, nella loro, sì, la loro essenza, nella loro essenza. E invece Raktaka, questo è interessante, un altro passatempo, divertimento, questo servitore Patraka, Raktaka, e ci sono proprio gli assistenti e servitori più intimi di Krishna, che vedendo Abhimanyu, pensate com'era affezionato a Krishna, sapendo che Abhimanyu si nel lila cerca di impedire gli incontri fra Radha e Krishna, appena lo vede gli si scaglia contro, lo rimprovera severamente, ma appena si accorge che Krishna travestito rimane terrorizzato per aver usato delle parole probabilmente molto pesanti, e si è accorto che le usate verso Krishna, ma naturalmente Krishna, che comprende questa la genuinità, la sincerità
dell'amore dei suoi devoti, ha fatto questo apposta. No, Krishna ha adottato questo travestimento proprio per far esibire, dimostrare l'affetto, no? L'affetto dei suoi devoti, che li porta a diventare molto aggressivi anche verso chi si intromette nell'ila di Radha Krishna. E poi questa di Garuda. Garuda è l'aquila che porta Vishnu, e quando vide appunto Vrindavana colpita dalla tempesta, la pioggia torrenziale di Indra, si mise a sudare per la collera. Quindi collera, paura e cosiddetta lussuria. Il rizzarsi dei peli sul corpo. Quando Madre Yashoda vide nella bocca di Krishna tutti i sistemi planetari dell'universo, si sentì rizzare i peli sul corpo. Aveva chiesto a Krishna di aprire la bocca per vedere se avesse mangiato la terra. E appena il bimbo l'aprì, ella vide dentro quella bocca non solo la terra intera, ma anche numerosi altri pianeti, e questo le fece rizzare i peli sul corpo. Questo sintomo appare talvolta sotto l'effetto di una grande gioia, come quella provata dalle gopi durante la danza rasa. Lo Srimad Bhagavatam 10.30.10 afferma che durante questa danza Krishna scomparve all'improvviso conducendo con sé Radharani, e le gopi si misero a cercarli. Rivolgendosi alla terra, le gopi dissero: «Caro pianeta Terra, chissà quante austerità e penitenze deve aver compiuto per poter avere costantemente i piedi di loto di Krishna sul tuo corpo. Possiamo immaginare la tua gioia guardando questi alberi e queste piante che si ergono gloriosamente come peli sul tuo corpo. Possiamo domandarti quando questi sintomi si manifestarono in te per la prima volta? Godi di questa felicità da quando sei stata toccata dall'avatara Vamana o da quando l'avatara Vara ti salvò dal pericolo che ti minacciava?» Quindi qui Yashoda, sappiamo questo è un lila a Brahmandagat sulle rive della Yamuna, Krishna giocava con i suoi amici e, come spesso i bambini fanno le cose, giocano con la terra. E così Krishna si era messo della terra in bocca e subito Balarama e gli altri pastorelli avevano informato Madre Yashoda, che, sempre molto apprensiva, aveva chiesto a Krishna se era vero quello che dicevano. E Krishna aveva detto: «No, siccome ho vinto nei giochi, ho vinto nella lotta, allora per ripicca vogliono che tu mi castighi, mi punisci, mi rimproveri». E così Madre Yashoda, nel dubbio, disse: «Allora Krishna, è vero? Allora se non è vero, apri la bocca, fammi vedere che non è vero che hai ingoiato la terra». E in effetti, quando lui aprì la bocca, Madre Yashoda vide, come dice qui, non solo la terra, ma l'universo intero, tutti i pianeti, vide se stessa, perché tutto è in Krishna, alla fine, tutto viene da lui e tutto viene mantenuto e riassorbito in lui, nei suoi Purusha Avatara, e quindi Krishna diede questa, possiamo dire, questo scorcio, questa visione a Madre Yashoda. Ma appena Madre Yashoda appunto cominciò a essere sopraffatta da questa emozione, di chiaramente reverenziale, di spavento, eccetera, di sbalordimento, subito Krishna ordinò a Yogamaya di coprirla con l'amore materno, col suo sentimento di vatsalya,
di madre, eterna madre di Krishna. E così lei pensò di aver avuto un'allucinazione, un miraggio, e tornò nel suo sentimento materno. Invece qui sulla danza rasa vediamo che sì, quando Krishna lascia la danza rasa è chiaramente un colpo, una cosa per le gopi, è una cosa veramente molto inaspettata, cioè è proprio il più bello della festa, il più bello dell'amore, della gioia, dell'estasi, e di colpo il protagonista di tutto questo svanisce nel nulla, e quindi è veramente come se durante il giorno sparisse la luce del sole o sparisse la luce. E quindi le gopi sono sopraffatte e cominciano appunto a farneticare in questa separazione da Krishna, in questo sconvolgimento, e paragonano le piante, gli alberi, ai peli del corpo, sul corpo di madre Bhumi, di madre terra. E infatti interrogano le piante, interrogano madre terra, dice: ma quante austerità hai fatto per avere... Perché loro sanno che Krishna è in contatto con madre terra. In quel momento l'elemento più vicino a Krishna, che è in contatto con i suoi piedi di loto, è madre terra. Quindi subito fanno come dei detective trascendentali, cercano degli elementi che possono rivelare la presenza, come rintracciare Krishna. E quindi chiedono a madre terra, tanto tu sei in contatto con lui, perché sei in contatto con le sue piante di loto, le piante dei piedi. E anche mi fa venire in mente, riguardo questo rizzarsi dei peli sul corpo, il campo di battaglia di quando Krishna, su richiesta di Arjuna, gli mostra la forma universale, questa Viratrupa, con tutte le energie, passato, presente, futuro, il tempo eterno, e quindi e tutte le energie cosmiche dispiegate in quel momento da Krishna, energie creatrici, conservatrici e distruttrici. E appunto Arjuna rimane sconvolto, i peli gli si rizzano sul corpo e comincia a recitare preghiere molto sentite, e chiedere scusa a Krishna, si rende conto che lui ha trattato Krishna come un suo pari, dice: scusa se ci siamo seduti sullo stesso letto, se io ti ho chiamato affettuosamente amico mio, no, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara, e Krishna e Yadava e Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. Quando ti ho chiamato o Yadava, o amico, o Saka, Saketi, no, per amore, o per incoscienza. No? E così sappiamo che Krishna non è orgoglioso, non è presuntuoso, anche se lui è il supremo, apprezza ancora di più i sentimenti spontanei dei suoi devoti. Quando viene trattato in modo confidenziale, alla pari, addirittura da inferiore, gusta di più che quando viene, possiamo dire, onorato, glorificato per tutte le sue potenze, le sue opulenze. E quindi qui dice: Krishna si impegnava a volte in finte battaglie con i pastori,
nel corso di queste piccole guerre, Krishna soffiava nel suo corno e Shridam, nel campo opposto, sentiva i peli rizzarsi. Fu così anche per Arjuna quando vide l'immensa forma universale di Krishna. Esatto, questa è la differenza fra Narayana e Krishna. Narayana, possiamo dire, è la forma di Dio, di la sua forma, come si può dire, amministrativa, no? Proprio come l'amministratore supremo di tutti i mondi. E quindi quella forma di supremo amministratore, lui è, tutti sanno chi è, i Deva, gli esseri celesti, lo onorano, lo glorificano, lo pregano di aiutarli nei momenti di difficoltà e così via. E invece Krishna, pur essendo l'origine di Vishnu, lui si... proprio è quasi come se fosse allergico alla supremazia, a questa sua supremazia originale, pur essendo la persona suprema e originale, lui non vuole essere visto in quell'ottica e quindi fa sì, attraverso la sua energia yoga maya, la sua energia interna, che i suoi devoti dimentichino e che questi sentimenti che hanno verso di lui, questi sentimenti spontanei e così naturali che hanno verso di lui, non vengano un po' raffreddati da questa venerazione, da questo timore reverenziale che invece si ha verso l'aspetto di Dio nella sua grandezza, nella sua potenza, nella sua, appunto, posizione suprema. E mi viene in mente un divertimento che si da Alalanath a Jagannath Puri. C'è un luogo dove, quando Chaitanya Mahaprabhu era in separazione da Jagannath, perché Jagannath si ammala, sappiamo, c'è lo Snana Yatra, Jagannath si bagna, gli viene fatto un bagno, lui si prende il raffreddore, la febbre, e quindi viene messo in questa specie di infermeria trascendentale a prendere le tisane, le medicine, eccetera, eccetera, le cure più attente di pochi servitori intimi. E allora Chaitanya Mahaprabhu non ce la faceva a stare senza il suo signore Jagannath, no? Come Radharani non può stare senza Krishna. E cosa fece? E lui andava ad Alarnath. Ad Alarnath c'è una divinità a quattro braccia. Ma cos'è questa divinità di Alarnath? È detto che quando Chaitanya Mahaprabhu, entrando in questo tempio che si può visitare, della Gaudiya Math, quando fece gli omaggi,
praticamente fuse il pavimento sotto di sé, no? Dal calore della separazione dal Signore, quando fece il Dandavat c'è il calco del corpo del Signore Chaitanya impresso nel pavimento. Che si può... E chi è questa forma di apparentemente di Vishnu? No? Quindi è strano che Chaitanya, nel sentimento di Radharani, provi questa estasi, questa separazione da Vishnu. In realtà questo Alarnat, Signore, è Krishna quando era inseguito dalle gopi e a un certo punto, braccato dalle gopi, prese la forma di Vishnu a quattro braccia. E appena le gopi lo videro, gli fecero gli omaggi. Om Namo Narayanaya, hai visto dove è andato Krishna? E lui con quattro braccia disse, è andato di là. E tutte le gopi si precipitarono in quella direzione, ma quando si avvicinò Shrimati Radharani, le braccia che aveva manifestato di Vishnu, le braccia in più, supplementari, non riuscì a mantenerle, si sciolsero praticamente. Quindi per questo che il Signore Chaitanya conosceva questa forma di Vishnu, che in realtà è Krishna travestito da Vishnu, e quindi prova questo. Quando era nella separazione da Jagannath, andava lì che sapeva di trovare. E in quello stesso luogo anche Srila Bhaktisiddhanta, l'Acharya, il Guru Leone, un giorno lo trovarono che si rotolava per terra, proprio nella polvere di questo luogo, e probabilmente era entrato in questi sentimenti intimi. Bene. Sì, fa l'esempio Prabhupada del giudice dell'alta corte, che un giorno una persona andò a visitare, un esempio che cita spesso Prabhupada per far capire questa differenza fra il rispetto, la venerazione e i sentimenti d'amore spontanei. Dice che appunto una persona andò da questo giudice per una questione, una causa giudiziaria, e gli dissero che il giudice era molto impegnato, che doveva aspettare. Però il tempo passava e non succedeva niente. A un certo punto vide che la porta del giudice era accostata e quindi spiò, disse, vediamo cosa sta facendo, cosa... E quando aprì la porta rimase molto sorpreso perché c'era il giudice a carponi con il nipotino sulle spalle, sulla schiena, che lo sculacciava, stava facendo da cavallo. E quindi appunto, come dicevamo prima, queste posizioni burocratiche o di amministrative molto elevate, di grande potere politico, sia a livello, diciamo, del pianeta Terra che a livelli dei pianeti superiori, eccetera, o dei pianeti Vaikunta, è sempre accompagnato da queste posizioni, sono accompagnate da una grande reverenza, amore, chiaramente c'è amore per Dio, però sempre con questo mescolanza di timore reverenziale, di rispetto e venerazione. Invece, quando il giudice dell'alta corte suprema torna a casa, c'è la moglie che lo rimprovera, sei sempre in ritardo, oppure i bambini appunto che gli saltano in braccio o si mettono a giocarci, come... E lui chiaramente gioisce molto di più di questa relazione familiare che non di quella, possiamo dire, ufficiale, che... Così il Signore, per questo che Krishna è, proprio in questo, è il supremo. No? Quelle quattro qualità che mancano a Vishnu, a Narayana, che fanno Krishna proprio questa intimità dei suoi divertimenti, la dolcezza del suo flauto che incanta tutti e appunto l'amore dei suoi devoti che lo rende la massima espressione
del divino. Jai, adesso per la soddisfazione del divino canteremo le sue glorie nella forma del Signore. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. C'è una bella storia su Chaitanya Mahaprabhu, di una discepola di Bhaktisiddhanta Sarasvati. E praticamente questa discepola aveva un figlio. Shishirada Vrajasundara ki jagana suadabaladeva ki jai, Shishigornitai ki jai. Questa discepola di Bhaktisiddhanta aveva un figlio che si era ammalato e stava morendo e lei pregava Mahaprabhu, Mahaprabhu ti prego, salva mio figlio e questo figlio morì. E lei andò da Bhaktisiddhanta Sarasvati e gli disse: io non ci credo più in Mahaprabhu. Questo, il mio Mahaprabhu non mi ha protetto mio figlio, non mi ha esaudito la mia supplica. E Śrīla Bhaktisiddhanta disse: il mio Mahaprabhu è diverso dal tuo Mahaprabhu. Il mio Mahaprabhu non è un giardiniere che sistema, che fa tutti gli arrangiamenti per la nostra gratificazione dei sensi, o un order supplier, un fornitore dei nostri bisogni materiali. Il mio Mahaprabhu è quello di Shiva Thakur, che quando suo figlio morì, quando il figlio di Shiva Thakur morì e tutte le donne piangevano e si disperavano, Shiva Thakur disse: se non state zitte, se disturbate il kirtan del Signore Chaitanya, io mi vado a buttare nel Gange e mi suicido subito. Quindi Bhaktisiddhanta disse: questo è il mio Mahaprabhu. Jai, vuoi cantare tu, Damodara? Kibajayo jaya gora chande arati koshoba jaya gora chande arati koshoba janavitatavane Jagamanalova Dakine Nita Isha Bamega Dadara Nikate Advaita Shini Vasa Chatradara Nikate Advaita Shini Vasa Chatradara Bosi acego racha ratna si masane Bosi acego racha ratna si masane Arati korem brahma
Adidevagane Aratikoram Brahma Adidevagane Narahari Adikori Chamaradulaya Narahari Adikori Chamaradulaya Sanjaya Mukunda Bhasu Kojadigaya Sanjaya Mukunda Bhasu Shankha Bhaje Ganta Bhaje Bhaje Karatala Shankha Bhaje Ganta Bhaje Bhaje Karatala Madhura Midanga Bhaje Paramarasala Madhura Midanga Bhaje Paramarasala Bahu Koti Chandrajini Vadana Ujwala Bahu Koti Vadana Ujjala Gala Deshevana Mala Kore Jala Mala Gala Deshevana Mala Kore Jala Mala Shiva Shukha Narada Prema Gada Gada Shiva Shukha Narada Prema Gada Gada Ebakati Vinoda Deke Gorara Sampada Bhakati Vinoda Deke Gorara Sampada Iva Jaya Jaya Gora Chande Arati Koshoba Jaya Jaya Gora Chande Arati Koshoba Jana Vita Tabane Jagamana Luba Jana Vita Tabane Jagamana Luba Gurangirarati Shoba Jaga jana mana loba gurange rarati shoba Jaga jana mana loba Shankha bhaje ganta bhaje madhur 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 bhaje Shankha bhaje ganta bhaje madhur madhur Nittai gaur haribol haribol gaur haribol Haribol, 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 Nittai Gora Hari, Nittai Gora Haribol, Haribol,
Haribo Nittai Gora, Haribo Nittai Gora, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, oh, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Radhe Shyama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha, Vraja Sundara, Radha, Vraja Sundara, Radhe. Jayo Radha, Vraja Sundara, Radha, Vraja Sundara, Radhe. Jayo Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Shirare Jayo Radha Vraja Sundara Radha Vraja Sundara Shirare Jayo Jagannatha Jagannatha Jai Baladeva Jaya Subhadra Jayo Jagannatha Jagannatha Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Jaya Goranitai Goranitai, Goranitai, Jaya Gorani, Jayo Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Bhakti Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya. Nitai Gora Premanande Hari Hari Bo. Jaya Om Vishupada Paramahansa Parivraja Kacharya Stuttara Sashi Shimad. Sua Divina Grazia Bhai Charanaravindam Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Stuttara Sashi Shimad Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Premse Kaosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa Di Gora Bhatta Vrinda Ki Shishirada Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Jagannapuri Dham ki, Shri Ganga Jamuna Mahe ki, Tulasi Maharani ki, Bhakti Devi ki,
Shishi Gornita e chi, si pancia tattva chi, si giocanabola deva subadra chi, si shirada braja sundara chi, yuga dharma sharinam sankirtan chi, briam ridanga chi, samaveta bhakta vrinda chi, tutte le glorie devoti riuniti, tutte le glorie devoti riuniti, tutte le glorie devoti riuniti, tutte le glorie a Shiguru e Shigoranga. Dedichiamo il namaste a, sempre a Golokananda e a Ciuta, che si riprendano insomma da questa situazione. Guardate il microfono. Shila Tanka Kala Ye Toni Shingo Ara Toni Shingo Kavakara kamala varena kam adbhuta shinga Lalita Hiranyakashipu Tanu Bringa Keshavadrita Rari Rupa Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Tava Kamala Vare Nakam Adhuta Singha Tanu Bringa Keshavadrita Narari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Nishingade 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 Jai Nishingade
Lakshmi Nisinga, Lakshmi Nisinga, Jayo Lakshmi Nisinga. Jayo Pralad Maharaj, Jayo Pralad Maharaj, Pralad Maharaj, Jayo Pralad Maharaj. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Shingadeva Bhagavan ki jai. Shri Prahlad Maharaj Mahapatita Pavana ki. Sua divina grazia Srila Prabhupada Mahapatita Pavana ki. Srila Gurudeva Shri Guru Parampara ki. Nitai Gur Premanandi. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Tutte le glorie ai devoti riuniti. Gloria, 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 Shri Guru Nitai Goran, gloria, Shri La Prabhupada, Shri La Gurudeva. Hare Krishna. Oh. Namo Namah.